Benvenute e benvenuti al ciclo di webinar Leggere e creare il linguaggio digitale interattivo. Io sono Veronica e questa è una proposta di webinar del progetto Riconnessioni. Riconnessioni che è una delle più estese e integrate azioni di scuola digitale in Europa. Do qualche informazione in più in questo momento in cui magari stiamo ancora aspettando che tutti gli iscritti si stiano collegando. Riconnessioni è un modello di fondazione Compagnia di San Paolo, realizzato a Torino e Interland da Fondazione per la Scuola, realizzato e supportato nella provincia di Cuneo da Fondazione CRC. Cosa fa Riconnessioni? Riconnessioni promuove l'utilizzo consapevole e innovativo di Internet nelle scuole. Coinvolge il corpo docente in percorsi di sviluppo professionale e lo fa moltiplicando le risorse per innovare il sistema scolastico, attivando sia pubblico che privato, e promuove un nuovo approccio al digitale che è basato sulla relazione tra creatività, innovazione e inclusione. Dal 2017, anno in cui è iniziato il progetto Riconnessioni, i risultati del progetto sono stati che a Torino sono stati raggiunti 300 plessi scolastici e quindi 90.000 studenti. I plessi scolastici a Torino che sono stati connessi alla rete in fibra ottica grazie all'intervento di Open Fiber sono 200. Ma soprattutto l'azione capillare formativa ha visto coinvolti direttamente 1.500 docenti nei laboratori formativi di Riconnessioni, che a loro volta hanno condiviso le competenze, le conoscenze acquisite ai colleghi grazie a un meccanismo di formazione a cascata. Quindi possiamo dire che l'azione di formazione ha raggiunto 5.000 docenti. Ci sono tantissime attività didattiche sul sito di Riconnessioni che documentano tutto ciò che è successo dopo la formazione, quindi in che modo la formazione può aver avuto un impatto sulle attività didattiche che si sperimentano in classe. E un'altra modalità di autoformazione sono questi webinar che a oggi hanno coinvolto più di 50.000 partecipanti. Ora siamo qui per il ciclo di webinar Leggere e creare il linguaggio digitale interattivo. Questo ciclo di webinar ha un obiettivo principale, che è quello di creare consapevolezza e focalizzare quale può essere l'esigenza dei docenti e di chi si occupa e si è impegnato nell'ambito education rispetto a due macro temi: la creatività come modalità di apprendimento e il linguaggio digitale interattivo come mezzo che si può esplorare in classe, come mezzo di espressione. Per farlo, il ciclo di webinar prevede sei tappe, sei appuntamenti. Il webinar della scorsa settimana era dedicato alla lettura. Oggi ci dedicheremo a scoprire e esplorare il linguaggio digitale interattivo per capire un po' come funziona e come può essere utilizzato per creare qualcosa in classe. Nel prossimo appuntamento, la prossima settimana, ci concentreremo sulla pedagogia della creatività, per poi andare a vedere il processo creativo in tutti i saperi e mestieri, sia umanistici che artistici, ma anche scientifici. E per poi chiedere, nell'appuntamento del 18 novembre, scoprire qualcosa di più sulla cultura dell'errore che si può, sviluppare, in classe, e nell'ultimo appuntamento affrontare il tema della collaborazione con il territorio. Alcune informazioni tecniche per poter partecipare. Se avete domande per poterle porre, basta cliccare il pulsante con il punto interrogativo sulla destra dello schermo, porrete questa domanda in una chat condivisa che però poi più tardi verrà inoltrata a me e potrò porle ai relatori a fine di questo webinar, negli ultimi 10 minuti. Ricordo anche che tutti i materiali e le registrazioni dei webinar saranno disponibili sul sito di Riconnessioni alla pagina appunto webinar.
e che, essendo Fondazione per la Scuola un ente accreditato Ministero Istruzione, rilascia un attestato di partecipazione a chi partecipa alla diretta, e questo attestato verrà inviato direttamente all'indirizzo mail con cui vi siete iscritti al webinar a breve, dopo la conclusione del webinar. Se ci dovessero essere problemi tecnici, non vi preoccupate, se dovesse venire ostacolata la fruizione video, noi continueremo anche solo in modalità narrativa radiofonica, diciamo così. Dopo questa introduzione più tecnica, non ci resta che entrare nel vivo del tema di oggi, ovvero l'esplorazione e la comprensione del linguaggio digitale interattivo. Lo faremo insieme a due ospiti. I nostri ospiti sono Simone Arcagni, professore dell'Università di Palermo, e Lucia Salari, docente di scuola secondaria di primo grado. E proporrei a Lucia Salari di iniziare a scaldare la voce e prendere posto su questo palcoscenico virtuale, perché ci piacerebbe molto ascoltare un'esperienza formativa che l'ha vista coinvolta, in cui insieme ad altri 20 colleghi, quindi docenti di altre scuole, ha partecipato alla progettazione e alla trasformazione di un fumetto cartaceo sugli SDGs, sull'Agenda del 2030. L'hanno trasformato in un'app e quindi ci potrà raccontare un'esperienza di trasformazione verso il linguaggio digitale interattivo. Lucia, ci sei? Ci senti? Sì, buonasera a tutti. È veramente un piacere essere qui con voi stasera. Allora, io intanto smetto di condividere il mio schermo, forse l'ho già fatto, a posto. Prego. La domanda che... Allora, sono un po' in imbarazzo a parlare prima io, prima del professor Arcagni, che speravo mi desse un assist per ispirarci tutti, ma va bene, facciamo così. E sono contenta di condividere con voi che ci ascoltate questa esperienza che ho fatto grazie a riconnessioni, appunto, di trasformazione di un fumetto in un contenuto digitale interattivo. Forse dico live alla regia che non ho il pulsante per condividere lo schermo in questo momento. Una domanda che volevo farmi insieme a voi prima di partire, cioè iniziando questa conversazione, era questa, no? Come si può trasformare un contenuto didattico, come può essere questo fumetto che è sugli obiettivi dell'Agenda 2030, in un prodotto interattivo? Qual è la risorsa fondamentale per farsi questa domanda? La risorsa fondamentale forse può essere un software apposito, no? Per farlo. È quella la cosa più importante da conoscere, un software che mi dia la possibilità di farlo. Ecco, io vorrei un po' sfatare questa cosa e vorrei piuttosto dirvi che certo la tecnologia a volte ci frena, a volte è un ostacolo, ma in realtà la cosa principale che vogliamo che abbiamo bisogno di cui abbiamo bisogno per fare questa trasformazione è la creatività. Per cui mi è molto piaciuto il collegamento che ci hanno proposto in questo webinar, no? In cui la metodologia didattica che si vuole proporre da esplorare è proprio quella che coinvolge la creatività. Allora, vi faccio vedere la pagina, spero che un po' riusciate a vederla, la pagina che ci hanno proposto di trasformare in un contenuto interattivo. Allora, come vedete, è sull'obiettivo 15, questa è la pagina che ho trasformato io. Eravamo un gruppo di vari colleghi, ognuno ha lavorato su una pagina diversa di questo fumetto. Allora, la mia pagina, come vedete, era sull'obiettivo 15, la vita sulla Terra,
e come potete già vedere dalle parole in rosso, affronta tanti temi collegati al più ampio tema della sostenibilità ambientale. Allora, ciascuno di noi ha lavorato sulla propria pagina, io in questa, cercando di trasformare alcune parti della pagina in un contenuto che potrebbe essere interattivo. Come procedere per affrontare questa sfida? Allora, la prima idea che mi è venuta, osservando ampiamente cioè osservando questa pagina che avevo davanti, è stata quella di enfatizzare ogni parola chiave con un'animazione, in quanto, come potete vedere da qui, le parole chiave richiamano, insomma, le tematiche più importanti di questa tematica. Nella fase di progettazione, quindi, mi fo sono focalizzata sulle parole chiave. Ora, ovviamente io ho fatto questo lavoro da sola, in quanto era un po' complicato in quel periodo coinvolgere i ragazzi perché eravamo in didattica a distanza. Però logicamente qui si può subito coinvolgere i ragazzi. Per esempio, la prima idea che mi verrebbe a me sarebbe quella di dividere i ragazzi in gruppi secondo le parole chiave, in modo che ogni gruppo lavori su una diversa parola chiave per poter immaginare le animazioni. O le interazioni. Le interazioni possono essere di diverso tipo. Ora, io ho realizzato questo lavoro usando un software specifico che si chiama PubCoder, proprio perché questo lavoro è arrivato in coda a una formazione che ho fatto, proposta appunto da Riconnessioni, sull'uso di questo software. Però il software è una cosa anche secondaria, perché ce ne sono tanti che danno la possibilità di rendere interattivo un contenuto. Quindi, ci si può dividere in gruppi con i ragazzi, focalizzare sulle parole chiave e iniziare a pensare quali possono essere le interazioni che abbiano lo scopo di fare che cosa? Magari di approfondire quella parola chiave, oppure magari quindi ci si potrebbe attaccare dei giochi, dei quiz, oppure semplicemente animare la pagina in modo tale che che il contenuto di quella parola chiave sia come enfatizzato. E poi io vi farò vedere come ho fatto. Una cosa importante, secondo me, è quello di dare come obiettivo a noi stessi, se facciamo noi il contenuto o ai ragazzi, quello di fare uno storyboard di quello che vuole essere la nostra pagina finita. Io l'ho chiamato storyboard, ma insomma un documento di progetto che raccolga tutte le idee che ci vengono. In questa fase bisogna proprio lasciarsi guidare dalla creatività, non pensando troppo ai limiti imposti dagli strumenti che poi utilizzeremo. Per cui, andiamo a vedere proprio nel concreto la pagina in cui ho lavorato io. Ad esempio, la prima idea che mi è venuta, pensando alla parola chiave deforestazione, è far sparire dalla pagina tutti gli alberi, in modo tale che uno abbia un ritorno visivo, no? Di quello che è la deforestazione, questa scomparsa della natura intorno. Fa scomparire tutti gli alberi e poi far apparire una frase in cui si dicesse: se tocchi il terreno, toccando il terreno puoi piantare un albero, e quindi con questo tocco sul terreno piano piano far riapparire gli alberi. Questa è una delle idee prime che mi è venuta, no? Quindi bisognerebbe cercare di, nel farlo con i ragazzi, bisognerebbe cercare di aiutare i ragazzi in questo processo creativo e al tempo stesso di approfondimento della tematica. Ora, per inciso, io l'ho fatto su questa pagina dove ci sono temi ambientali, fra l'altro legati alla mia disciplina, perché io sono un'insegnante di matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado. Però i contenuti su cui lavoriamo possono essere più svariati. Possiamo magari dedicarci a animare una storia, una favola, o un alfabeto animato, per esempio. Oppure possiamo lavorare ad un vocabolario interattivo che può essere utile per le lingue straniere. Possiamo pensare a ideare un formulario che sia interattivo tramite delle immagini. Sì,
Sicuramente l'interattività stimola l'apprendimento perché i nostri ragazzi comunque sono immersi in tutto un contesto in cui la comunicazione digitale è predominante. Per cui diciamo, magari una volta eravamo abituati a fare i gruppi e costruire cartelloni. Ecco, magari creare un contenuto interattivo può essere come un cartellone digitale, diciamo leggermente più potente di un cartellone digitale. Vi faccio un esempio di un altro dei punti in cui ho lavorato. Per esempio, nella parola chiave specie in estinzione, allora lì ho pensato di far sparire questo panda che vedete in mezzo a tutti gli animali, far sparire il panda e al posto del panda far apparire la scritta salvami. Poi cliccando sulla parola salvami, praticamente ho pensato di, in fase di ideazione, di mettere un'attività interattiva tipo gioco che portasse a fare un'azione che contrasta, l'estinzione. Tutte queste cose che vi sto dicendo a voce, appunto, io le ho tutte raccolte in questo che ho chiamato storyboard. Quindi ho ritagliato le parti di pagina e queste parti di pagina le ho appuntato vicino quali animazioni volevo, in modo da avere chiaro quali erano gli interventi che volevo fare sulla pagina. A livello didattico, questo perché mi sembra stimolante per i ragazzi? Perché non si focalizza solo sulla ricerca, sul fare la ricerca su un contenuto, ma la ricerca sul contenuto è finalizzato alla creazione di un prodotto ben preciso, che è un'interazione. E questo, secondo me, stimola i ragazzi nel farlo. Vi posso anche dire che non con questo progetto in particolare, che appunto, come vi dicevo, eravamo in didattica a distanza, quindi non ho potuto testarlo sui ragazzi, ma più avanti, l'ho fatto con delle tematiche ambientali legate all'acqua, all'aria e al suolo e ho fatto creare ai ragazzi disegni per poi creare un libro animato e certamente c'è un approccio diverso dei ragazzi alla creazione di contenuti se sanno che questi poi andranno a far parte di un'animazione. E allora, vi ho già detto appunto il software che ho utilizzato, che è PubCoder. Questo è un software, diciamo che è un po' che mette insieme un po' l'aspetto informatico con l'aspetto della creazione grafica. Sicuramente è un software che richiede una formazione minima perché non è di immediata fruizione, però ce ne sono anche tanti altri. A me è capitato più volte di lavorare, per esempio, con Book Creator, ma sicuramente potrete trovare in rete un'ampia gamma di software per fare per trasformare i contenuti didattici in un contenuto interattivo. Allora, volevo mostrarvi un attimo anche la pagina finale, cioè non questa. Questa che vi ho mostrato era la pagina di partenza, quella che vedete non ha interazioni se io la tocco. Adesso, per potervi mostrare cosa è venuto fuori alla fine, ho fatto un piccolo video. Perché ho fatto un video? Perché se volete, vi dico subito che se volete voi stessi sperimentare queste pagine che abbiamo creato, potete scaricarvi l'app eDuck, che è un'app che scarica facilmente sul cellulare e all'interno di questa app, che è una specie di libreria digitale, trovate anche questo libro, Il pianeta e i 17 obiettivi. E all'interno di questo libro tutte le pagine sono animate appunto da noi che abbiamo partecipato a questo progetto. Adesso io vi mostro la mia e vi faccio vedere un attimo anche. Vi faccio qualche commento di quello che vedete. Allora, spero che si riesca a vedere. Confermo, vediamo, Lucia. Benissimo. Allora, come vedete, spariscono degli alberi, no? Allora, questo succede perché io ho cliccato mentre registravo il video, sulla parola deforestazione, che come vedete è una parola lampeggiante. Io ho reso la parola lampeggiante. Ho reso lampeggianti tutte le parole che volevo enfatizzare. E poi, scusate, scusate.
Vedete che adesso riappaiono gli alberi perché io sto toccando con il dito il terreno. Ogni volta che si tocca con il dito il terreno, riappaiono gli alberi. Ora vedete che si muovono gli animaletti che sono sotto ecosistemi. Ecco, vedete, questi si muovono perché io li tocco. Ogni volta che tocco un animaletto si muove. Non so se sentite anche i rumori che ci sono. Anche i rumori li ho messi grazie al software. Poi c'è, ecco, vi faccio rivedere un attimo questa parte del panda. Ecco, vedete che sparisce il panda e appare la scritta Salvami. Cliccando sulla scritta salva mi appare questo gioco in cui cancellando con il dito, qui sto cancellando con il dito lo schermo, sparisce la zona desertica e appare di nuovo la foresta con il panda. Ecco, queste sono un po' le animazioni che ho messo, poi ce n'erano anche altre, ma non le ho messe tutte per non fare un video troppo lungo. C'erano per esempio nella parola chiave biodiversità, si attivava un altro, scusate, interrompo, si trovava un altro gioco, non un gioco, ma praticamente un collegamento con un sito, dove ci sono degli ecosistemi digitali interattivi esplorabili. Allora, cliccando sulla parola biodiversità si apriva questo contenuto che rimandava, uno poteva scegliere quale ecosistema esplorare e a seconda della foto che si cliccava si veniva rimandati a un sito dell'Università di Milano che ha fatto appunto tutto un lavoro di ecosistemi di diorami digitali in cui si riproducevano alcuni ecosistemi e si potevano esplorare in modo molto, molto carino, diciamo, e molto interessante per i ragazzi. Ecco, io, diciamo, col mostrarvi la pagina finita, insomma, sarei alla conclusione. Una cosa ultima che forse vorrei dirvi è questo, che tutto quello che si può realizzare cioè quello che vogliamo fare in interattivo si può fare, diciamo, preparare tutto il materiale ai ragazzi in cartaceo. Se abbiamo dei software che non sono tanto potenti, si può far preparare tutto ai ragazzi in immagini di carta e poi scannerizzarle e essere noi insegnanti a fare poi l'assetto interattivo. Quindi veramente la parte tecnologica viene all'ultimo e non ci deve assolutamente frenare nel dar libero sfogo alla creatività. Grazie Lucia, grazie mille per questa esperienza che hai condiviso e soprattutto per la sorpresa nell'essere la prima relatrice a intervenire. Mi piace molto l'esperienza che ci hai raccontato perché è un esempio di un modo di progettare il linguaggio digitale interattivo. E ci hai raccontato non solo le fasi che hanno accompagnato il lavoro di progettazione e di realizzazione del progetto, ma ci hai fatto anche capire che tipo di riflessione può essere mediata durante questa esperienza didattica e quale potrebbe essere il potenziale in più sull'apprendimento, grazie al fatto di essere coinvolti in un progetto che vede come output un contenuto in linguaggio digitale interattivo. Diciamo che lo schema di come si progetta e come si realizza, come si è realizzata questa attività sarà un materiale scaricabile sulla pagina di questo webinar. In quella pagina troverete anche il link. Siete curiosi all'app IDUC che contiene all'interno anche questo fumetto digitale interattivo. E quindi ci sarà modo di tornare se vi interessa su quanto ci ha raccontato Lucia. Ora passerei all'intervento successivo perché con Lucia abbiamo visto un esempio di prodotto in linguaggio digitale interattivo, ma oggi, adesso, con Simone Arcagni, possiamo aprire la finestra e lasciarci ispirare sulla varietà di quello che si può fare con questo linguaggio. Simone,
Simone Arcagni, come anticipato, Grazie. professore dell'Università di Palermo, è editorialista, giornalista, consulente interessato appunto ai modi e alle pratiche degli ambienti digitali, delle piattaforme digitali, quello che succede negli archivi digitali. E quindi bene, siamo felici di ascoltarti. A te la parola, Simone. Grazie, grazie. Scusate anche la difficoltà, mi chiedo scusa alla professoressa Salari, ma sono, come vedete, in una camera d'albergo e quindi non accetto come si può dire, il consiglio di Veronica di aprire la finestra perché sono in centro di Roma e immaginate che cosa potreste sentire. Quello di cui vi voglio parlare io è l'interattività da un punto di vista teorico, o meglio, che cos'è davvero l'interattività? Che cosa ci può permettere di fare? Quale strumento dal punto di vista culturale, didattico, formativo può essere? Abbiamo visto prima un ottimo, bellissimo esempio, della professoressa Salari, ce ne sono anche altri. Il tutto sta anche nell'inquadrare il tema e appunto le sue potenzialità. E allora comincerei con una definizione più in generale. L'interattività è legata alla possibilità dell'utente, lo spettatore, il lettore, anche lì la definizione è piuttosto ampia e piuttosto difficile, di agire direttamente sul testo. Il testo non viene più subito passivamente, un testo non viene mai subito passivamente perché c'è sempre l'emozione, il transfer psicologico, eccetera, ma non viene subito passivamente perché per farlo funzionare, bisogna fare qualche cosa, si è dentro l'azione, bisogna co-crearlo, bisogna partecipare alla sua attivazione, ma anche essere partecipi alla costruzione. È una pratica personale, ma sempre più spesso è anche una pratica, e lo sanno i ragazzini che passano, molto tempo sulla PlayStation, per esempio, una pratica di condivisione. Il teorico Alexander Galloway, che si è occupato da filosofo dei media dell'interazione, ha parlato dei gaming come un testo della azione, mentre, il cinema è un media dell'immagine. Il romanzo è un media della lettura, intesa anche come partecipazione, occhio, interesse. Il gaming ha a che fare, quindi l'interattività, con l'azione. Attenzione, non si tratta solo di una pratica digitale. È ovvio che il digitale ha impresso un'accelerazione perché permette molteplici forme di interazioni, anche le più spettacolari, ma l'interattività c'è già, fa parte del nostro costume, della nostra cultura. Penso ai giochi, penso ai giochi interattivi. Non si tratta per forza solo di una pratica ludica, e questo lo vedremo, cioè l'interattività può essere usato anche per un fine didattico, formativo, conoscitivo e via dicendo. Nei media contemporanei, quindi quelli che dal video vanno al digitale, il primo avvento di una forma di interattività forte nelle nostre case è stato il telecomando. Siamo nel 1983. Da lì in avanti, come diceva Umberto Eco, la televisione non è più televisione, non è più paleotelevisione, non è più televisione, è neotelevisione. Il telecomando dà a ognuno di noi lo scettro del potere per cambiare canale, per costruire il proprio puzzle, per andare a cercare la propria modalità di fruizione. Il filosofo francese Gilles Deleuze, proprio definendo i tempi moderni e le modalità di accesso del contemporaneo, parlava di una modalità surf, quindi di una modalità che in qualche modo appunto ha a che fare con il navigare, con il andare da un punto all'altro. Dicevo, l'interattività digitale è significativa e importante, è di diverso tipo. È un rapporto quasi sempre utente-macchina dove o si ha un'azione del dispositivo, un feedback in tempo reale, pensate ai videogiochi,
Faccio una cosa, mi arriva una risposta, uccido lo zombie dentro Doom e posso andare avanti, eccetera, eccetera. Oppure posso intervenire in uno spazio di informazioni andando a recepire io la mia informazione. Pensate a come sono diventati interattivi i giornali online, dove io costruisco il mio palinsesto. O una piattaforma come Netflix, pensate a com'è diversa dalla TV tradizionale. Sono io che scelgo, metto da parte, decido di farmi la maratona e via dicendo. Sono tutte forme di interazione tra me e la macchina che in qualche modo attivano una interattività. L'interattività può essere anche mediata dalla macchina stessa, cioè può essere la macchina in qualche modo a offrirmi la possibilità di ampliare la mia scelta. Pensate ai chatbot. I chatbot sono queste chat robotici che hanno la capacità di interloquire con noi. Pensate a Siri, Alexa. Quindi i comandi vocali delle intelligenze artificiali. Il Museo dell'Egizio di Torino ha un chatbot per alcuni servizi di audioguide. L'iFilm Museum, che è un museo del cinema di Amsterdam, ha una propria chatbot, ha anche un nome, JanBot, che vi aiuta a guardare gli archivi e che addirittura gira dei film in totale autonomia, prendendo dagli archivi spezzoni di film. Siamo immersi quindi in un mondo di interazioni, forse più di quello che noi ci accorgiamo. È tutto un sistema di interattività digitale, dalla scelta del social alle domande che poniamo a Google e via dicendo. Il modello di mercato dell'entertainment è completamente modellato sull'interattività. Se andate a vedere sul sito di IDEA, che è l'associazione di categoria che riunisce gli sviluppatori di videogame italiani, c'è un report che indica come nel mondo in questo momento il business del videogame è più della somma di tutto il business musicale e di tutto il business telecinematografico. Cioè tutto quello che guadagna lo scomparto televisivo cinematografico, assommato a tutto quello che guadagna lo scomparto musicale, è meno di quello che guadagna lo scomparto dei videogame e della interattività. Interattività che può assumere, appunto, come vi dicevo, varie forme. Possono essere i contenuti in realtà virtuali, quelli che bisogna mettersi il caschetto, i video 360 gradi, e qui chiedo scusa a Veronica, spero che mi senta, non lo facciamo vedere perché sennò vado troppo lungo e vorrei dirvi un po' di cose, che sono quei video in cui bisogna scegliere dove guardare, quindi entrare e coeditare. Sono le escape room, per esempio, ne avrete viste sempre di più in città. Sono anche i tentativi che ha fatto, per esempio, Netflix con Bandersnatch, quell'episodio della serie Black Mirror che era completamente interattivo. A un certo punto il protagonista doveva fare qualche cosa e vi dicevano: vuoi che va a destra, va a sinistra, decide di dare un pugno a uno o non, di non darlo e via dicendo. La questione centrale è quella dello storytelling, cioè di come noi ci apprestiamo a narrare. L'abbiamo visto con l'esempio bellissimo di prima della professoressa Salari, per l'appunto. Prendo una narrazione e la scompongo per renderla più complessa. La posso scomporre appunto con diversi software e con diverse modalità. Non diventiamo, non siamo più semplici spettatori passivi, diventiamo attuatori e possiamo immettere i nostri contenuti. In questo senso diventiamo, scusate i termini inglesi, ma sono loro che dominano gli studi sui media, i contenuti diventano user generated content. Contenuti generati dall'utente. Per capirci, i video su YouTube, quelli privati, noi li facciamo, li mettiamo, li immettiamo ed entriamo in un sistema di media company con dei contenuti assolutamente non professionali, ma nostri. Questi sono gli user generated content. Già negli anni Ottanta, all'apparire del Walkman e delle prime camere video portatili, quelle pesantissime con i nastroni magnetici,
Un teorico dei media, Alvin Toffler, diceva: stiamo per entrare nell'epoca dei self-media, cioè dove i media più di successo non saranno quelli che ci saranno venduti, non saranno quelli progettati e i contenuti saranno realizzati da altri, ma saranno quei media che abbiamo noi in mano, che utilizziamo e facciamo i nostri contenuti e li condividiamo. Se andiamo a vedere i numeri che muovono social come TikTok o Instagram, ecco, benvenuti nell'epoca dei self-media, dove l'interazione, l'interattività, la condivisione, la copartecipazione sono non solo parole o processi, ma sono realtà già in atto. È talmente, come si dice, è nel nostro patrimonio ormai genetico, di produzione il game, che addirittura si sta ampliando, sta amplificandosi, sta riverberando nella nostra società, nei nostri sistemi culturali in diversi modi e con diverse sfumature. Si parla sempre più, infatti, di gamification. Il termine italiano sarebbe ludicizzazione, ma a parte il fatto che ho problemi proprio a dirlo nel muovere le labbra, mi pare in questo caso davvero un po' brutto. Useremo ancora l'inglese, perdonatemi. Gamification, cioè l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e dalle tecniche di game design in contesti non ludici. Cosa significa? Nell'ambiente didattico, uso delle forme di gaming per arrivare alla costruzione di un modello didattico per imparare il risorgimento, per esempio. In ambito scientifico, facciamo degli esperimenti interattivi che permettono di capire meglio quali sono le modifiche in atto. In ambito dell'informazione, nell'ambito del giornalismo, per esempio, ci sono ormai forme diverse di gamificazione. Ci sono delle app, per esempio, per imparare le lingue straniere fatte di giochi. E come i giochi, un po' ti devi divertire, un po' devi sfidarti, perché se no non vai avanti di livello. Quindi tutto il mondo del gaming, il apparato culturale del gaming, ecco che vi viene riservato e riversato per imparare, per esempio, l'amata odiata lingua inglese. C'è di più, quando poi i game vengono specificatamente usati in ambito medico o nei musei o a scuola, eccetera, si parla di serious game. Mi piace tantissimo questa definizione. Pensate a quanto sia inappropriata eppure così bella. Serio gioco, perché è vero, il gioco è serio, il gioco può essere serio e c'è una serietà del gioco. I serious game sono appunto quelli che vengono costruiti con un fine che non è solamente ludico, ma dove l'elemento ludico è un mezzo per arrivare ad altro. E qui invece chiedo di far vedere un pezzettino dell'intro di un gioco che è stato usato dal Museo Archeologico di Napoli al posto di una audioguida. Quindi si fa il gioco e si gioca dentro il museo utilizzando questa app. Guardatelo. Thank you.
io direi basta così, Veronica, scusa. Grazie. Allora, Faderenson è appunto un'operazione di questo tipo, un videogame che è anche una guida per il museo, ma che è anche la restituzione del museo, perché ritornando a casa si potranno rivedere pezzi del museo, pezzi reali, immagini del museo, ripercorrere la propria visita, ma è anche un'audioguida che serve lì durante il museo. Storytelling, interattività, fine, della costruzione di una narrazione. Questo è un esempio, ce ne sono molti, molti altri. Farei vedere, solamente 30 secondi di Verist Ver, poi vi spiego che cos'è. Allora, vi spiego io che cos'è Verist Ver. Verist Ver era un escape room, sapete quelle esperienze in cui venite chiusi dentro una stanza e per poter uscire dovete trovare degli indizi. È stata realizzata al Polo del Novecento a Torino per i 30 anni della caduta del muro di Berlino. L'idea era di non fare solamente una serie di celebrazioni, tirar fuori documenti, giornali, eccetera, ma far esperire ai ragazzi un pezzo di storia della divisione est-ovest. L'Escape Room poi è diventata un libro che potete acquistare. Il gruppo che l'ha realizzato si chiama We Are Muesli, noi siamo Muesli, bellissimo, è un duo di Milano che fa delle cose meravigliose. Ed è inquietante. Sembra un gioco normale. Dovete usare il libro, connettervi su internet. Ci sono tutta una serie di personaggi e vi fanno delle domande su questi personaggi. Secondo voi, questo personaggio ha detto di essere andato al museo, ma secondo voi è vero? E voi dovete controllare i biglietti del tram, dovete controllare le foto se aveva lo stesso vestito, dovete controllare la corrispondenza, le telefonate, dovete fare tutta una serie di controlli per sapere se quei personaggi hanno detto la verità. Alla fine del libro non avete e del gioco non avete vinto niente. Anzi, avete perso, vi siete trasformati nella stasi. Vi ha fatto fare esattamente l'esperienza della stasi, cioè il controllo totale, capillare di tutti i cittadini, incrociando tutti i dati a disposizione. Ecco come un game diventa un serious, in questo caso oltre che serious game, con anche una partecipazione attiva che non solo ti fa capire i meccanismi con cui funzionava il sistema di controllo spionistico della Germania dell'Est, ma vi fa capire come dentro questo meccanismo è facile piombarci o ripiombarci. Quindi lezione di storia davvero sulla pelle. Mi vorrei rubare ancora 3 minuti per farvi vedere un altro esempio che mi sta molto a cuore. Chiederei a Veronica se anche in questo caso ci fa vedere 30 secondi, poi spiego io che cos'è. All the information about your collaborators and the details of your next target. This is the future of Iran. See why I told you to save your film? This is incredible. My part is taking pictures, not choosing sides. Listen, you may not realize it, but you're gonna have to pick a side, okay?
You may not want to, but it's gonna happen. Ok, questo oggetto che avete visto si chiama 1979 Revolution Black Friday. Il regista è Navid Khonsari. Navid Khonsari scappa dalla allora Persia, poi Iran, all'età di 3 anni. I genitori lo portano con sé proprio la notte in cui l'Ayatollah Khomeini detronizza lo Shah e prende il potere. Passa la sua vita a New York ascoltando le storie di chi è riuscito a scappare, guardando le fotografie di quella notte tragica che ha cambiato la vita sua, dei suoi genitori, dei suoi parenti e del suo paese. Diventa uno sviluppatore di successo. Lui è uno sviluppatore, è uno degli sviluppatori di Grand Theft Auto 5, un videogame di notevole successo e anche oggetto di particolari critiche per la violenza, e decide di ricostruire quella notte con una sorta di film videogame. È un videogame che ha vinto diversi premi nei festival dei videogame, ma è un videogame che è passato anche in diversi festival del documentario. Pensate come due mondi che dovrebbero essere così distanti qui si toccano. In 1979 voi siete un fotografo e dovete vivere la notte perfettamente ricostruita a Teheran della rivoluzione, fotografando. Quello che fotografate, il risultato poi vi verrà fatto vedere, sono le vere fotografie che alcune persone, ragazzi, fotografi, giornalisti, ma anche persone normali hanno fatto quella notte. Diventate protagonisti di quella notte. Non solo, potete cambiare il punto di vista e vedere chi sceglie cosa. Chi decide di restare, chi decide di affiancare il nuovo potere, chi decide di scappare, chi non ce la fa a scappare, chi non può scappare e via dicendo. Ecco che il meccanismo del game, il meccanismo delle continue sfide, delle continue ramificazioni, delle continue strategie viene messo a disposizione per farvi toccare con mano e per farvi vivere sulla pelle un'esperienza altrimenti irripetibile. Questi piccoli esempi, questi pochi esempi erano per me utili per mostrarvi, per dimostrarvi intanto che cos'è l'interattività, che potenziale ha nello storytelling l'interattività e come, se messa al servizio di creatività, ingegno e capacità sia di usarla che poi eventualmente di costruirla, può davvero essere uno strumento utilissimo per la didattica, per la formazione, per i musei, per la cultura in generale. E qui mi taccio, avendo anche sforato. Grazie mille Simone, grazie mille per questa, effettivamente hai comunque aperto una finestra, non era una finestra su Roma, era una finestra su tante diverse esperienze. E, diciamo che il feedback che ricevo dalle chat, ci sono tante curiosità che condividono, non tante domande, forse perché quello che è stato espresso oggi va un po' metabolizzato, masticato e ripensato. Quindi, se mai dovessero esserci delle domande più precise, noi siamo disponibili, potete scrivercele nel questionario di feedback che vi arriverà insieme all'attestato, potete scriverci via mail e via dicendo. Una cosa... una cosa, mi dicono che devo condividere lo schermo, avete ragione. Una cosa interessante che hanno notato dal pubblico è la particolarità che il linguaggio digitale interattivo sia stato utilizzato per un museo archeologico. Stavano molto probabilmente facendo riferimento a Father and Son e hanno citato degli esempi anche di alcuni... del sito di Lascaux, quindi il pubblico sembra incuriosito da questo binomio archeologia e linguaggio digitale interattivo. E l'altro feedback che ci arriva è
un feedback in accordo con Lucia Salari su, cioè, molte persone hanno raccontato in chat altri strumenti che hanno utilizzato per fare prodotti autoriali interattivi come Genially, ThingLink, Book Creator. Quindi questo un po' sì, è in accordo con quanto ci raccontava Lucia. A me non resta che ringraziare Lucia Salari e Simone Arcagni per questo bellissimo scenario e questa bellissima esperienza condivisa. Noi ci troveremo sempre alla stessa ora, dalle 5 alle 6, prossimo giovedì, con il webinar Educare alla creatività in classe. Parteciperà la professoressa Nosari dell'Università di Torino, che insegna pedagogia della creatività, e parteciperà un'altra docente di scuola primaria, in questo caso, che ci racconterà la sua esperienza didattica tra processo creativo e sviluppo degli apprendimenti. Cosa fare se volete scaricare i materiali? I materiali li troverete nella pagina dedicata al webinar che stiamo per concludere, proprio a questo link che sto evidenziando, www.riconnessioni.it/webinar/. Se voi siete a caccia di idee per attività didattiche da provare a sperimentare con le dovute personalizzazioni e addettamenti, nella galleria di riconnessioni potete trovare tanti documenti di progettazione di attività didattiche e testimonianze di sperimentazione. È un po' un archivio di attività didattiche. Per il resto, se volete rimanere aggiornati, potete iscrivervi alla newsletter di Riconnessioni, e a me non resta che ribadire i ringraziamenti alla nostra relatrice, al nostro relatore, ringraziare voi che avete avuto pazienza e siete stati qui anche con una manciata di minuti in ritardo. Ringrazio il team Riconnessioni che partecipa alla progettazione e alla curatela di questo ciclo. Ringrazio i colleghi in regia. A giovedì prossimo, arrivederci!